diversi comitati spontanei hanno partecipato questa mattina a Cagliari alla manifestazione contro la realizzazione del gasdotto Galsi in Sardegna, promossa dall'associazione Ammanca Profindipendenza. C'era per noi Maria Luisa. Sono arrivati da tutta l'isola questa mattina a Cagliari per dire no alla realizzazione del gasdotto Galsi in Sardegna, il gigantesco tubo che per portare il metano dall'Algeria alla penisola italiana sventrerà l'intera regione da sud a nord per 272 chilometri, coinvolgendo 42 comuni e 30 milioni di metri quadri di territorio sardo. In corteo, con cartelloni e striscioni, hanno sfilato per la città sin sotto il Consiglio regionale, una protesta pacifica ma decisa. Sono convinti che l'opera faraonica non porterà vantaggi alla Sardegna, sicuramente non tali da giustificare un sicuro disastro ambientale, sociale ed economico, come ha sottolineato Cristiano Sabino, portavoce di Ammanca Prosindipendenza. E intanto il metano è una risorsa vecchia, ci sarebbe servito 20 anni fa, non adesso, siamo già in ritardo, in Sardegna siamo sempre in ritardo. Poi si tratta di un'opera faraonica che non prevede nemmeno la metanizzazione, o meglio, questa è prevista ma sarà a nostre spese, quindi non soltanto noi abbiamo messo i soldi tramite la regione, ma dovremmo pure pagarci gli allacci. In secondo luogo è un'opera che metterà a rischio il nostro patrimonio archeologico e le nostre risorse ambientali su cui la Sardegna, lo sviluppo della Sardegna dovrebbe puntare in primo luogo, cioè dovrebbero essere prioritarie. Ci sono 4.000 espropri e soprattutto sarà un'opera in cui non sono coinvolte le comunità locali, cioè noi abbiamo fatto paese per paese i paesi che verranno interessati da questa opera e la gente non ne sa niente. In rivolta alla Gallura e gli Olbiesi in particolare. Perché noi avremo la centrale di decompressione che dovrebbe mandare il gas da Olbia a Piombino. Praticamente ci vogliono costruire la centrale appena fiorita, a 50 km dall'aeroporto. La prima cosa che uno vede quando atterra in aereo da Olbia per Olbia, praticamente sono queste due canne fumarie alte 15 metri, che voglio dire non è certo un biglietto da visita ideale. Olbia è una città a sviluppo turistico. Il movimento d'opinione No Gas di Maria Grazia Pesu per sabato 17 ha organizzato ad Olbia in Piazza Mercato un concerto dibattito aperto a tutti, pro e contro la realizzazione del gasdotto.